La famiglia, il tema della famiglia, assessore Valdegamberi, è così al centro della sua voglia di far politica al servizio della famiglia che si è inventato un marchio. Che cos'è questo marchio famiglia? Noi come regione abbiamo voluto mettere in evidenza la funzione sociale della famiglia e attraverso anche una serie di iniziative, non solo cantierando e diversi servizi a supporto della famiglia, pensiamo ai servizi all'infanzia, alla prima infanzia in particolare, dove arriviamo ad essere la prima regione in Italia, ma anche attraverso una serie di iniziative come il marchio famiglia, che vogliono sottolineare, mettere in evidenza le buone prassi adoperate da parte di soggetti pubblici o privati che vogliono impegnarsi a fare un qualcosa di particolare a servizio della famiglia. A questo riguardo vorrei anche ricordare come abbiamo da poco approvato dei provvedimenti che troveranno attuazione la prossima, appunto, primavera, cioè quest'anno, dove andremo a sperimentare delle forme di supporto e di incentivazione nei confronti delle famiglie che hanno maggior numero di componenti con riguardo particolare al numero dei figli, anche perché pensiamo che una società dove il tasso di natalità è tra i più bassi al mondo, c'è bisogno di recuperare il valore dei figli come valore non solo di carattere privato e affettivo, ma come valore sociale, perché attraverso i figli si dà continuità alla nostra società, alla nostra cultura, ai valori della nostra, quindi, civiltà, e soprattutto si dà la possibilità di garantire un sistema anche sociale, socio-economico, sostenibile per il prossimo futuro, perché altrimenti rischierebbe il collasso, se pensiamo all'alto tasso di indici di vecchiaia, che porterebbe a un'economia non più sostenibile. Se qualcuno volesse saperne qualcosa di più, c'è anche un sito. C'è un sito dove si possono, appunto, acquisire ulteriori informazioni, dove si possono anche, ci si può anche iscrivere, chiedere l'adesione all'iniziativa, che è www.venetoperlafamiglia.it, e quindi invito tutti gli telespettatori a consultare questo sito e soprattutto le imprese, coloro che offrono servizi di qualunque natura, cioè a informarsi e aderire, perché a seguito di un impegno che potranno assumere nei confronti della Regione Veneto, la Regione Veneto a sua volta pubblicizzerà, renderà note queste imprese e dirà: questi sono coloro che si impegnano ad aiutare la famiglia, per creare quindi un circolo virtuoso che veda coinvolte non solo le istituzioni ma anche i soggetti privati a supporto e a sviluppo di politiche tariffarie, dei prezzi, dei servizi sempre più vicine alla famiglia.